Nella primavera del 1282, Carlo d'Angiò invia degli emissari in Sicilia per requisire bestiame, grano e vettovaglie in vista di una spedizione che vuole compiere in Epiro e in Acaia per ampliare i propri domini. La capitale è stata spostata da Palermo a Napoli e la Sicilia e i siciliani vengono vessati da tassazioni e abusi. Dopo la duplice vittoria di Carlo I d'Angiò contro Manfredi e Corradino a Benevento e Tagliacozzo, i siciliani avevano avvertito la pesantezza delle tassazioni che Carlo aveva imposto loro. «Ci sembrasti lupo rapace», diranno di Manfredi, «adesso ci sembri agnello mansueto». La sera del 30 marzo 1282 però accadrà qualcosa che sconvolgerà completamente i progetti di Carlo d'Angiò. Ci troviamo nella chiesa di Santo Spirito, appena mezzo miglio fuori dalle mura di Palermo. Ci sono alcune persone che stanno facendo festa e un drappello di soldati angioini, tra cui forse un certo Droetto, si avvicina per cercare delle armi nascoste. Ad un certo punto Droetto si avvicina ad una donna e con questa scusa al bel seno la mano si fece strada. La donna sviene, l'oltraggio perpetrato fa gridare il marito, che urla «muoiano i francesi». Un uomo lì accanto, sconosciuto, di cui forse non sapremo mai l'identità e non sappiamo neanche se sia veramente andata così, tira fuori un coltello e uccide a sangue freddo Droetto. Viene ucciso a sua volta. La folla inferocita però prende coraggio da quel gesto e si scaglia contro la guarnigione angioina, che viene eliminata. La sommossa dilaga per le strade di Palermo e già nella prima notte 2.000-3.000 soldati angioini vengono uccisi. Nella sommossa generale riuscì a fuggire il giustiziere di Palermo, Jean de Saint-Remy, che riuscì a trovare riparo nel castello di Vicari. Successivamente il castello venne circondato e iniziò una trattativa fra il neonato governo cittadino e il giustiziere. Nel corso di queste trattative, però, Jean de Saint-Remy venne colpito a morte da degli arcieri. Per riconoscere gli angioini, i siciliani li sottoposero a una scibolette, una prova di pronuncia. La parola prescelta era ciciri, ceci. I francesi che non fossero riusciti dunque a superare la prova venivano immediatamente giustiziati. Alcuni di loro trovarono rifugio in convento, vestiti da frati, ma dinanzi alla fallimentare prova vennero uccisi. È probabile che la rivolta dei Vespri venne in parte preorganizzata. Michele VIII Paleologo, imperatore di Bisanzio, che temeva l'invasione da parte di Carlo I d'Angiò, affermerà negli scritti che riguardano la propria vita: «Se osassi affermare di essere stato uno strumento di Dio per liberare i siciliani, allora starei dicendo soltanto la verità». Dopo due settimane di rivolta, solamente la città di Messina era ancora fedele a Carlo d'Angiò. Il sovrano però non si fidava dei messinesi e per questo inviò un'altra guarnigione. Questo provocò la rivolta dei messinesi che cacciarono Herberto d'Orléans, preposto alla difesa della città. I siciliani allora inviarono una delegazione al Papa Martino IV, chiedendo di mettere la Sicilia sotto egida papale. Il Papa però si rifiutò e si aprirono allora delle nuove trattative. Ecco allora apparire la figura di Pietro III d'Aragona, che stava allestendo una flotta diretta verso Tunisi. Il re però dirottò la propria flotta verso la Sicilia. L'aragonese aveva sposato la figlia di re Manfredi e, come si troverà scritto in una sua lettera, pro exaltazione predecessorum nostrorum, rivendicherà il trono siciliano. La guerra si sarebbe protratta per ben 20 anni, ben oltre la morte dei due contendenti, occorsa nel 1285. In questi 20 anni ci furono molti colpi di scena,
ad esempio l'assedio di Messina, che si protrasse a lungo e durante il quale si distinsero due donne, Dina e Chiarenza, che avrebbero salvato, durante le loro ronde, la città dall'assedio. Oppure nel 1284, quando davanti a Napoli venne catturato il principe, il primogenito di Carlo, Carlo II, che sarebbe stato poi imprigionato a lungo. La guerra durò quindi fino al 1302, fin quando non verrà stesa la cosiddetta pace di Caltabellotta, che dividerà il regno in due. Due nuove entità politiche, da un lato il regno di Trinacria con capitale Palermo sotto gli Aragonesi, dall'altro quello di Napoli sotto gli Angioini. L'episodio dei Vespri siciliani, una delle poche rivolte in Italia contro un'occupazione straniera, avrebbe affascinato gli autori del Risorgimento, artisti come Hayez o come Verdi, i quali avrebbero utilizzato i Vespri per gridare alla rivolta senza che il vietasse la censura.